Un importante incontro qui a Castelvetrano dei rappresentanti dell'Oman eh, che vengono a Castelvetrano per vedere la vostra importante raccolta rifiuti grazie anche a un'agenzia che lavora sia qui che in Oman. Sì, è un momento importante intanto perché ci permette di presentare il nostro territorio e di avere degli ospiti illustri a cui farlo vedere ci sono delle similitudini a detta della, della saggere dell'ingegnere Babos tra Castelvetrano e alcune parti dell'Oman cioè una, una raccolta diciamo di bassa percentuale in termini di differenziata e l'impossibilità a, a portare tante volte in discarica quello che viene raccolto. Ci sono molte similitudini tra eh, quella parte orientale del mondo è Castelvedrano. Sì, loro le considerano queste remote areas, che sono queste aree lontane, ossia questi territori molto vasti che sono difficili da servire perché ogni cittadino si sente un piccolo eroe diciamo, quando fa la raccolta differenziata, però anche il comune e l'azienda che lavora per il comune deve andarlo a servire sotto casa. E quindi questo è il nostro impegno dal primo novembre, cerchiamo di servire il comune al meglio ed è lo stesso problema che ritroviamo nell'Oman, ovvero dobbiamo andare a servire queste tribù beduine nei loro villaggi e non è facile, non è facile culturalmente, non è facile per la mancanza degli impianti come giustamente diceva il sindaco, quindi sono delle similitudini che cerchiamo di modificare a Castelvetrano così come in Oman. Siamo riusciti a, a dare un colpo di mano in tempi molto brevi e quindi la raccolta differenziata è migliorata, c'è molto da lavorare, stiamo mettendo mani nel, nel nuovo progetto del, del porta a porta che stiamo delineando proprio in questi mesi, ma le basi sono molto buone. Sindaco, possiamo parlare di già di percentuali in aumento di raccolta differenziata qui a Castelvetrano? Sì, la percentuale è in aumento, abbiamo raggiunto la soglia del 50% in pochissimo tempo e riteniamo, come ha detto l'ingegnere Babos, di avere ampi margini di miglioramento vogliamo, vogliamo, abbiamo degli obiettivi veramente sfidanti sia come amministrazione che come società appaltatrice. Ci troviamo con dei rappresentanti di un'agenzia governativa omenita qui a Castelvetrano proprio per affrontare un determinato argomento che è quello dei rifiuti, dove anche loro però sono qui a Castelvetrano come città pilota per vedere un po' come funzionano queste agenzie. Loro sono appunto i rappresentanti dell'agenzia umanita che si occupa di tutto quello che è il ciclo ambientale del rifiuti e del trattamento dei rifiuti e in generale dell'ambiente. Sono venuti qua perché a Castelvetrano è partito un progetto pilota di una ditta e quindi loro sono interessati nell'osservare questo progetto pilota. Castelvetrano. Come esperienza? Che tipo di esperienza stanno facendo? Sono qua perché vogliono comparare quella che è la programmazione che viene svolta qui a Castelvetrano con quella che è la programmazione che verrà svolta in Oman per poi implementarla seguendo queste linee programmatiche che sono state introdotte nel nostro paese. Sotto il profilo proprio eh, di ambiente, che tipo di ambiente hanno trovato qui in Sicilia? Beh, well, è very, very fabulous place. Gli è piaciuto veramente, veramente tanto tutto quello che hanno visto. Noi però siamo al parco archeologico di Sarinonte, quindi gli è piaciuto veramente molto e ritornerà anche in forma privata per visitarlo meglio.